Varese per raccontare un'idea di salute diversa? Allora, questi sono cittadini addetti ai lavori, personale sanitario di varia estrazione che ha capito la filosofia del piano di riordino. La filosofia del piano di riordino dice questo: cercate di fare in modo di avere il numero giusto di ospedali, però col personale e le risorse sufficienti a farli funzionare. Noi in quest'area avevamo previsto due ospedali di base, cioè i più piccoli come modello. E loro hanno rilanciato, hanno detto: Presidente, visto che stai lanciando questa idea del piano di riordino, noi ti chiediamo di fare un solo ospedale di primo livello, quindi più importante, e te ne facciamo chiudere in più, purché tu ci metti nelle condizioni di avere in quell'ospedale tutte le specialità e tutte quei reparti che sono necessari per tutelare la salute delle persone. E siccome va nel senso del piano di riordino, noi siamo qui ad ascoltare le proposte che sono partite dal basso, perché quando un'idea è giusta, facilmente le persone se ne impadroniscono e chiedono alle istituzioni di realizzare questi principi e queste teorie. Significa che quindi l'ospedale unico si farà, si potrebbe fare? Si potrebbe fare, io sono davvero, innanzitutto non ho mai visto una cosa del genere. Quando qualcuno dice che il piano di riordino non l'abbiamo concertato, ecco, si dimentica che qui probabilmente ci saranno quasi 1500 persone, 2000 persone che adesso dovranno ragionare col Presidente su cosa fare. Noi queste manifestazioni, non in questa scala, le abbiamo fatte un po' dovunque, ed è il motivo per il quale nessuno sostanzialmente, salvo qualche piccola eccezione, sta protestando in margine al piano di riordino, è perché questo piano di riordino viene ragionato minuto per minuto da mesi dal Presidente e dai suoi collaboratori con i cittadini pugliesi, in particolare stasera con gli addetti ai lavori, perché la gran parte dei presenti qui sono persone che sanno di delle cose di cui stiamo parlando. Grazie. Sempre veloci, perché io non ho tempo da perdere.